Siamo qui anche per l'occasione dell'inizio di questa collana nuova che si intitola Il segno e i suoi maestri, diretta da Cosimo Caputo, da Susan Petrilli e da me, e pubblicata dalla casa editrice Pensa. Ringraziamento a Simonetta sia per sostenere questa collana e sia perché devo dire è sempre presente tutte le volte che noi veniamo a Lecce, ma lei non si limita soltanto alla sua presenza a Lecce. L'altro giorno era a Bari, presentavamo i quaderni del nostro dipartimento pubblicati sempre dalla casa editrice Pensa. Quindi davvero pensa ad essere sempre con noi, ecco questo. Poi le volevo dire questo. Cocoliche, io ci sento dentro il coco come bla bla, come barbaro, barbaro. Credo che questa ripetizione all'inizio, no? Coco. Comunque sia, poi, qualsiasi sia la storia, la derivazione, il rapporto con qualche nome, però ci sento dentro la presa in giro, ci sento dentro sempre l'arroganza di qualcuno nei confronti dell'altro, nei confronti della lingua dell'altro, come nell'espressione barbaro, no? Che viene appunto da ba 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 ba. Cioè è la lingua altra che io non capisco e quindi in qualche maniera rifiuto e canzono, no? Il canzonare e il parlare altrui. Io non so, non capisco bene che cosa vuole essere questa definizione al negativo. Una definizione al negativo, nel senso che io dico tu non sei questo, non sei questo, non sei questo e non sei manco quello, può essere una definizione dispregiativa. Però io qui ci vedo anche la possibilità di girare la frittata, di rivoltare la cosa e sentire questo come quando si tratta della teologia. Esiste una teologia negativa in cui tu dici Dio non è né questo né quello né quest'altro ancora, per dire che non è definibile, che non c'è nessuna parola azzeccata che possa definire Dio. Esiste una teologia negativa, così si chiama proprio, dove il negativo questa volta non è limitativo, dispregiativo, ma invece è molto molto elogiativo ed esaltativo, no? Da questo punto di vista. Dunque, dire che questo cocoliche non è né una lingua, né un dialetto, né un gergo, né una lingua come può essere il creolo, eccetera, eccetera, questo significa dire che non è definibile, no? Che non è definibile. Questa cosa del non è, non sta soltanto nella teologia negativa. Siccome ci occupiamo anche di letteratura, no? Io vorrei ricordare Stern, Il viaggio sentimentale. Nel viaggio sentimentale di Stern, tradotto poi da Foscolo, da Ugo Foscolo in italiano, all'inizio, sapete, Stern si divertiva moltissimo, i formalisti russi quando devono trovare un libro che sia tutto intreccio e niente favola, fanno riferimento a Stern, il Tristan Shandy, no? ma anche il viaggio sentimentale, e che inizia così, no? A un certo momento nel corso del racconto, perché il racconto lì non c'è, a un certo punto c'è l'introduzione, no? E lui dice che cos'è questo viaggio e c'è una specie di litania negativa, non è per affari, non è per
per diporto, non è per curiosità, non è per disperazione, non è per cambiare paese, e poi continua, non è. No? E poi c'è, a scuola di solito quando presentano Foscolo, no? Forse manco si parla della traduzione di Stern, Viaggio sentimentale, poco quanto niente, ma sicuramente non si parla del sesto tomo dell'io, il sesto tomo dell'io. Lui scrive un sesto tomo dell'io e poi comincia, si usava questo modo di fare, cara signora, come vedi, questo è il sesto tomo, lei ha letto gli altri cinque. Poi dice, bugia, non ho mai scritto gli altri cinque. Questo è il Foscolo poco noto, cioè il Foscolo sterniano, no? Il Foscolo sterniano, noi abbiamo il Foscolo invece quello, no, dei sepolcri, quello incazzato perché Campoforio era stato dato agli austriaci, quindi aveva scritto Jacopo Ortis e tutto il resto ha preso. Ma c'è questo Foscolo incredibile, questo Foscolo divertente, questo Foscolo che poi sta alla fine, no, della traduzione, quando pubblica finalmente, tutta la vita dedica Foscolo alla traduzione. La traduzione del Viaggio sentimentale di Stern. E quando finalmente lo pubblica, alla fine ci mette notizie di Didimo Chierico. Didimo Chierico. Era lui. Didimo perché era diventato doppio, si era sdoppiato. Traducendo si era tradotto lui, nel tradurre Stern era diventato sterniano e Chierico perché nello stesso tempo lui è molto devoto e chi traduce insomma deve essere accogliente, deve essere ospitale, deve essere molto attento, Chierico addirittura, no? Quindi un Chierico doppio, questo. E che fa Foscolo? Scrive un sesto tomo dell'io. A scuola non se ne parla proprio, questo, in cui dice, parla dell'amore questa volta, e dice quest'amore non è per passione, non è per divertimento, non è per dispetto, non è per attrazione, non è. Ecco, allora io così leggo, no, questo non è, il cocoliche non è un dialetto, non è una lingua, non è un creolo, non è, ecco, come esaltazione, come valorizzazione di questa lingua. Io credo che questa cosa la si possa dire, per ogni lingua e per ogni dialetto. Questa distinzione fra le lingue, i dialetti, i gerghi, le parlate, è una distinzione che è sempre fatta dall'alto. Che una volta che si formano le nazioni c'è la lingua nazionale e c'è ciò che si dice e ciò che non si dice, ciò che si dice così e non si dice così, devi parlare così e non devi parlare così, allora nasce la lingua.